Ora prepariamo le lamelline di capesanta con il fegato di pescatrice salmistrato. Per preparare questo carpaccio, per prima in fondo del piatto mettiamo il fegato di pescatrice tagliato sottile. Per questo lavoro usiamo il coltello di ceramica. Adesso andiamo a riempire il piatto con le lamelline di capesanta. Cerchiamo di tagliarlo più fine possibile. E per finire il piatto, un pizzico di sale, il pepe e in questo caso usiamo olio francese di menthon. Ed eccolo qua, le lamelline di capesanta con fegato di pescatrice salmistrato e olio francese.